Salve a tutti amici, sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia, cavia umana del sistema deviato radiosatellitare. Questa è una nuova intervista testimonianza di una signora di Roma che da oltre 7 anni subisce attacchi, manipolazioni attraverso il sistema di arma radiosatellitare. Ovviamente questa persona gli fanno credere di tutto, la stanno manipolando in tutti i modi e la stanno attaccando con le armi ad energia diretta ad onde convogliate. Ha voluto fare una testimonianza in questi ultimi giorni più dettagliata di quello che gli sta accadendo, perché ovviamente le sofferenze, le patologie che gli stanno creando sono veramente al limite della sopportazione. Lascio la parola alla signora di Roma. Salve, la mia storia ormai ha fatto il giro del mondo. Dunque io sono protagonista occulto di un grande fratello illegale. Da 7 anni sono sotto telepatia artificiale, cioè significa che in pratica da 7 anni io sono in contatto con la centrale operativa e devo sentire tutto quello che viene detto nella centrale operativa. Viene commentata tutta la mia vita, viene commentato il mio modo di mangiare, il mio modo di vestire, come tutto quello che faccio al bagno. Devo andare al bagno alla mercé di tutti. Sono in diretta mentre mi faccio la doccia. Mentre mi faccio la doccia devo sentire commenti di ogni genere che lascio a voi immaginare, ma forse non immaginate nemmeno per quanto è assurdo e schifoso quello che devo sentire. Quando sono sul water viene controllato tutto, compreso come piego la carta igienica. Mentre mi faccio il bidet mi viene calcolata la quantità di sapone che uso. Quando sono sul water mi viene ricordato di cambiarmi l'assorbente. In pratica un'esfoliazione che non ha uguali nella storia dell'umanità, cioè nemmeno a Guantanamo si fanno cose di questo genere. Vengo controllata come cucino, come mangio, come bevo, come dormo, come mi vesto. In macchina è un continuo parlare, commentare qualsiasi cosa, è pericolosissimo, perché mi distraggono continuamente durante la guida. È un crimine che non ha uguali nella storia dell'umanità. Sembra che parte del popolo partecipi attraverso degli apparecchi con i quali interagiscono e colpiscono non solo me ovviamente, ma tutte le vittime del grande fratello illegale, e si ricevono o benedizioni o maledizioni. In tutti e due i casi si sentono dei forti bruciori, quasi dolori, qualche spesso dolori, in tutte le parti del corpo, perché possono colpire ovunque. E evidentemente la gente interagisce con qualche operatore che giudica il mio comportamento e in base a quello che pensa l'operatore il popolo apprezza o disprezza quello che sto facendo, inviando ovviamente benedizioni o maledizioni. È un continuo, cioè in pratica il mio corpo è diventato cioè vive virtualmente attraverso un clone che ha la mia stessa mappatura cerebrale ed è stato inserito in un computer dove in pratica gestiscono la mia vita in tutti i modi. In pratica io vivo una vita parallela. Ormai da 7 anni vengono inviate masturbazioni in cui sembra che il corpo sia di una ragazza, donna, non so, di nome Leda, la vagina è intercambiabile perché sembra che sia di diverse professoresse dell'Università di Roma, e il viso è mio. Quindi io sono ormai 9 anni che vivo in completa castità, mentre la gente, il popolo, ovunque vado, sia ben chiaro, anche all'estero,
sanno che io vivo masturbandomi giorno e notte. In 7 anni, mi dicono dalla centrale operativa, sono state mandate in onda 100.000 masturbazioni. Cioè un crimine che non ha uguali nella storia dell'umanità. Una cosa assurda. Cioè, noi in pratica viviamo nelle nostre case e siamo come animali nello zoo. In pratica veniamo controllati dalla gente come se andassero a fare una passeggiata allo zoo. Noi siamo alla mercé di tutti, la nostra vita è alla mercé di tutti, veniamo giudicati in ogni più piccolo particolare. È stata messa, criticata e messa in onda tutta la mia vita passata. Tutti i giorni da 7 anni continuano a giudicare la mia vita passata, in ogni particolare, da quelle sessuali, lavorative, di stile di vita, qualsiasi cosa. È tutto messo su un bilancino da orefice e tutto viene centellinato nei minimi particolari. Addirittura siamo arrivati al punto che viene giudicato il pensiero, perché leggono i pensieri. Siamo arrivati alla follia e al crimine più atroce che esista sulla faccia dell'umanità. Cioè siamo andati a finire addirittura sulla Bibbia, perché sulla Bibbia, se leggete nel brano La donna e il dragone, c'è scritto: verrà buttato giù il grande accusatore che giudicava i fratelli giorno e notte. Cioè ci troviamo di fronte a un'inquisizione che non ha uguali nella storia dell'umanità. Questa è un'inquisizione. Siamo nel 2017, ok? Siamo in regime di democrazia e esiste un'inquisizione che giudica la nostra vita nei minimi particolari. Io 9 anni fa ho dovuto lasciare il mio compagno perché non potevo più avere rapporti, perché tutti i rapporti venivano dissacrati. Io andavo in giro per la strada e dovevo sentire dei commenti abominevoli sui miei rapporti che andavano in onda, non so su quale canale, non lo so, perché ancora devo capire dove va in onda la mia vita, perché io vado in giro, sono stata ovunque, sono stata in Spagna, mi conoscevano, mi conoscono ovunque vado, ok? Mi conoscono ovunque, quindi non so dove vada in onda la mia vita, come quello di tante altre persone, non devo essere l'unica. Dicono che sia una vendetta nei confronti di mio padre, ma io sono convinta che si tratta di una vendetta del mondo medico, perché ai medici si fa riferimento. La mia vita è tutta virtuale, in pratica io vivo uno sdoppiamento di personalità, mentre faccio una vita casta e pura e una vita molto semplice, sono in sciopero, come clone faccio di tutto. Cioè, in pratica ho un'attività sessuale che rasenta i limiti della realtà, perché sembra che io mi masturbi all'incirca 30-50 volte giorno e notte. È una cosa veramente abominevole, ci troviamo di fronte a esseri che non possono essere considerate persone, qui nemmeno bestie, perché se una bestia dite non entrare in casa, non entra. Questi invece entrano in modo aggressivo, presuntuoso, arrogante, superficiale, ok? E giudicano la vita in modo arrogante, presuntuoso, superficiale. È una cosa veramente incredibile che ci si stenta a credere. Se non l'avessi vissuta in prima persona non ci crederei. È un crimine contro l'umanità allucinante, allucinante. Ho scritto in tutto il mondo, ho scritto in Italia ovviamente, Presidente della Repubblica, procure, tutte le associazioni di stalking, a tutte le associazioni, ho scritto Amnesty International, tutte le più grandi istituzioni, nessuno risponde, sembra che tutti vadano lì, tutti lo sappiano, ma nessuno denuncia la situazione. Io vado in giro e sento fare commenti su ogni particolare della mia vita, quindi è evidente che la mia vita va in diretta. Per cui dal 16 gennaio ho deciso di fare lo sciopero della vita. In pratica faccio la spesa, mangio, bevo,
perché ovviamente convivo con mia mamma e quindi non posso astenermi dal mangiare e dal cucinare, e per il resto non faccio più niente. Non posso fare niente perché ogni cosa viene giudicata in un modo assurdo, assurdo. Non riesco più a fare niente, non riesco a leggere, non riesco a scrivere, non riesco a dipingere, non riesco più a fare niente. Mentre cucino è un'inquisizione allucinante, allucinante. Viene giudicato ogni più piccolo particolare. Da come metto il sale, da come metto l'acqua, da come cucino, dai tempi di cottura, tutto viene centellinato, tutto. È veramente una cosa assurda. Di notte sto sempre nel dormiveglia e sento le voci che commentano il tutto dicendo: stai fra le braccia del professore, perché hanno deciso che mi devo innamorare, dopo avermi distrutto una vita felice con un compagno con il quale c'era un rapporto splendido, avevo una casa bellissima, una situazione economica invidiabile, ovviamente hanno distrutto il tutto, adesso vogliono che mi innamori e quindi mi devo innamorare di questo professore con il quale sembra che io passo le notti, perché mentre io sono qui nel mio letto, questo vedete è il mio letto, mentre io dormo tranquillamente nel mio letto, mi viene detto che sono abbracciata al professore, che abbraccio il professore, se muovo il braccio in basso mi dicono che sto toccando i suoi genitali e il professore va in erezione, vengo baciata e vengo toccata nelle parti intime e si sente tutto, perché ovviamente avviene tutto sul clone informatico, però avendo la mia mappatura cerebrale io sento tutto quello che avviene al clone. Quindi hanno cercato più volte di penetrarmi, ok? E adesso sono costretta, in pratica sono arrivata al punto di prendere una croce, metterla negli slip in corrispondenza della vagina per fare in modo di bloccare anche la penetrazione, perché tutte le notti in pratica dormo contratta per evitare di essere penetrata, di essere stuprata in tutti i modi. Quindi si tratta di stupro sessuale, si tratta di stupro mentale, perché la telepatia è uno stupro. Si tratta di violazioni di domicilio all'ennesima potenza, si tratta di furto e scasso, perché entrano e escono da casa facendo, rubando, portando oggetti, hanno rubato di tutto, vestiario, suppellettili, hanno rubato documenti, ovviamente sanno tutto, password, PIN, IBAN, non gli sfugge niente, sanno tutto. Sono state rubate cartelle cliniche, sono stati rubati libretti sanitari, documenti di tutti i tipi. Sparisce di tutto e di più dalla mia casa, come d'altra parte compaiono cose che non sono, che io non ho mai avuto in casa. Quindi entrano e escono tranquillamente, ok? Nonostante la telecamera di sorveglianza. Appena mi metto sul divano a guardare la televisione comincio a sentire bruciori dalla vita fino alle ginocchia e vanno in onda masturbazioni a tutto spiano, cioè mentre io sto guardando un film in televisione la sera, in pratica vanno in onda circa 10 masturbazioni e la gente è convinta che sia realmente io. Quindi siamo arrivati alla follia più estrema. Questa è una schizofrenia di massa, un'alienazione mentale che non ha uguali nella storia dell'umanità. Si tratta di professori, dottori, ingegneri informatici, tutti scienziati, signori, che hanno preso le loro lauree, le hanno trasformate in carta igienica e ci si sono puliti il sedere. Scusate la volgarità, ma purtroppo è così. Sono persone che vanno cancellate dai loro albi di appartenenza, perché hanno trasformato le loro lauree in carta igienica. È uno schiaffo alla dignità umana, è uno schiaffo al pudore, è una contaminazione dell'inconscio collettivo. Ci troviamo di fronte a esseri bestiali, non bestiali, perché le bestie sono superiori, questi sono mostri. Mostri che non hanno alcun concetto di reato, di crimine, di genocidio e di olocausto, perché qui ci troviamo di fronte a un genocidio,
perché è coinvolta una fetta di umanità e secondo la Carta dei diritti dell'uomo, quando è coinvolta una fetta di umanità ci troviamo di fronte a un genocidio. E è un olocausto perché vengono usate le microonde, quindi calore. In pratica hanno creato una continuazione di Auschwitz, ma un Auschwitz ipocrita, perché noi veniamo visti come persone che vivono una vita normale. Noi ci vestiamo normalmente, possiamo mangiare, possiamo dormire nei nostri letti, vivere nelle nostre case, però è un tormento, è una tortura continua, una tortura, un logoramento dell'anima, di tutto. Cioè, in pratica noi viviamo come animali dentro uno zoo. E chiunque è come se andasse allo zoo a guardare delle bestie. In pratica, rispetto a Auschwitz, hanno risparmiato in vitto, alloggio, vestiario, e la tortura è molto peggiore, perché non si è mai vista una tortura di questo genere. È un'espugnazione che non ha uguali nemmeno a Guantanamo. È una cosa assurda, assurda, allucinante. Cioè il nostro corpo viene visto in scansione 24 ore al giorno. Riescono a seguire tutto il ciclo digestivo, riescono a seguire, a controllare la pressione, riescono a seguire tutta l'evacuazione, riescono a seguire tutta la peristalsi digestiva. È una cosa assurda. Noi siamo sotto scansione, come sotto risonanza magnetica, 24 ore al giorno, controllati, sentendo tutto ovviamente, perché commentano tutto a voce alta e tramite telepatia noi sentiamo tutto. Signori, questa non è la mia storia, è la storia di centinaia di persone in tutta Italia e migliaia, se non milioni in tutto il mondo, perché è un esperimento su scala mondiale. Vengo torturata con il litio, perché tutti i giorni mi viene somministrato il litio, che sarà il componente del microchip, e stanno facendo delle prove, perché il litio sarà contenuto nel microchip, e quando una persona si ribella al potere e risulta una persona scomoda, viene liberato il litio e si muore per asfissia. Io tutti i giorni vengo sottoposta a piccole quantità di litio, e fino ad arrivare a un punto di intossicazione tale per cui ho una fortissima esofagite, epatopatia, e sono stata un anno a cercare tutte le cause da tutti gli specialisti, non si è trovato niente, e oggi come oggi ho scoperto che sono tutti effetti collaterali del litio. Quindi siamo di fronte a un crimine che non ha uguali nella storia dell'umanità, perché in pratica siamo cavie umane senza remunerazione, senza aver firmato niente, ok? È tutto illegale, più illegale di così non si potrebbe agire. Quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona vita. Cari amici, avete sentito la testimonianza di questa signora di Roma. Se volete fare delle interviste e testimonianza sui miei canali web, Radio Web, YouTube, Angeli Custodi MK Oltre Italia o Emiliano Babilonia, contattatemi, vittime del controllo neurale @gmail.com.